Anche nella sezione penale la situazione non è bella. Negli uffici del GIP ci sono delle parti che a causa delle continue infiltrazioni d'acqua stanno crollando. Qui c'è il posto del cancelliere e l'acqua gli arriva alle spalle, gli scende alle spalle. Il cancelliere sta seduto... È il posto del cancelliere. Questo è il posto del cancelliere. E l'acqua, aspettando che, diciamo, crolli. Anche loro poi non sanno dove mettere i fascicoli e così hanno riempito le camere di consiglio e non solo quelle. È uno spazio importante per il giudice nel momento in cui decide. Bene, l'abbiamo dovuto occupare per mettere i fascicoli, non essendo c'è altro modo di risolvere questo problema. Anche i bagni sono utilizzati. Per dirle la difficoltà anche del reperire il singolo fascicolo, considerate che sono due pareti di faldoni, una presso l'altra. Due altezze sono. Questi sono i processi in corso? Sono fascicoli relativi a processi in corso, pendenti davanti al GIP. Ogni volta che piove un po' più del normale, gli archivi si presentano in questo modo. Questo praticamente è l'archivio della fallimentare. L'archivio della fallimentare, come lei vede, ci sono i segni dell'acqua sui faldoni. Non credo che sia molto da commentare su questo disastro. Anni e anni di lavoro finiscono sotto 30 centimetri d'acqua. Non è pensabile che un acquazzone ottobrino, settembrino, praticamente produca questo tipo di risultato. E ora qui c'è un problema serio, perché se non si potrà procedere al prelievo e all'asciugamento delle carte, c'è il rischio che si perdano definitivamente. E questa è un'emergenza che dovremo cercare di affrontare, non sappiamo bene con quali mezzi. Intanto, la prima preoccupazione è quella di far uscire l'acqua dall'archivio. Lo vedi questo buco che c'è qua? Io adesso c'è un buco qua. E quindi defluisce da qui. Un buco fatto? Ah, fatto ad hoc. Ad hoc, sì, quando sì, c'è sì. Stato il primo, ho capito. La prima alluvione. Ho capito. C'è un buco nella parete in modo che l'acqua possa defluire nuovamente nel cortile. Non che ci sia una grondaia o un tubo di scarico. È un troppo pieno. È stato realizzato un principio di troppo pieno. Ah, come si fa nelle vasche, no? Guarda, non puoi farlo vedere. Un principio. E questi sono gli interventi tecnici che si adottano. Un buco fatto artigianalmente nella parete. Questi, per esempio, sono gli archivi della Procura di Catania. Contengono documenti delicatissimi per lo svolgimento delle indagini sui rapporti tra mafia e personaggi eccellenti della città. La porta blindata è scardinata e appoggiata al muro. Non essere qua, credo. Non ho idea. Ma penso che forse è qua, perché qua ancora c'è... La sede. Viva strada, Presidente. Sì. Sono le celle, penso che usavano per i signori. Giustamente, se uno entra dentro e poi giustamente va a prendere il fascicolo, se la porta si chiude, da dentro non si può riaprire. Restate intrappolati. Più che intrappolati, in questo punto dove siamo, manco a gridare. Anche qua ci fu un allagamento. Io penso che sono documenti importanti. Sì, che dovrebbero mantenersi nel tempo, anche perché sono la prova, quando a livello giudiziario, di collegamenti tra personaggi e mafia. E invece stanno marcendo. Alcuni sono già diventati inutilizzabili, altri rischiano di esserlo presto. Tra l'altro, per le condizioni di pericolo che presenta l'archivio, il personale non può più accedere. Non sono al sicuro neppure gli ufficiali giudiziari che si trovano nei locali affittati. Perché a causa della sofferenza di cassa del comune le minacce di sfratto sono dietro l'angolo. Sono incombenti perché ci sono situazioni ancora di morosità, di sofferenza tale che potrebbero legittimare in qualsiasi momento procedure di sfratto. In questo momento non ne abbiamo avuto, in particolare per gli ufficiali giudiziari, cosa che anche ha del caratteristico, perché praticamente gli ufficiali giudiziari avrebbero dovuto sfrattare se stessi in definitiva. Eppure, per rimediare a questa situazione al comune sarebbe stato sufficiente utilizzare i fondi del CIPE per restaurare il vecchio palazzo delle poste, che invece è ancora lì, sottoposto a degrado, e destinarlo agli uffici giudiziari. Ma non è possibile utilizzare i 140 milioni perché, come abbiamo sentito, sono finiti a coprire il buco di bilancio. 140 milioni servono per coprire i disavanzi. Quindi abbiamo messo un elenco di opere, non ci danno i soldi per fare la strada o l'altra. Chiaro,
Perché se lei ha capito di cosa si è trattato, abbiamo inventato un elenco di cose per avere 140 milioni. Ma se la lista di opere era inventata, in base a quale criterio il CIPE aveva destinato i 140 milioni dei fondi FAS? Avevamo provato a chiederlo già nel marzo scorso. Nessuno ce l'ha ancora la risposta certa, quindi secondo me magari potete posticipare questo argomento, forse è meglio. Insomma. Posticipiamo l'argomento? Cioè dobbiamo posticipare la trasmissione, dice lei? Evidentemente non trattatelo, chiaramente se non avete risposte... Ci consiglia di non trattarlo? Direi di no, se non vi sono state date risposte non affrontate la questione, punto e basta, insomma, no? Non abbiamo rimandato la trasmissione a data consona al CIPE, ma dopo più di 8 mesi, se si va sul sito del CIPE, si vede che le delibere ci sono tutte e sono in numero progressivo. Ma dal numero 91 si passa al 93. Manca la delibera 92, proprio quella relativa allo stanziamento dei 140 milioni. Allora, quale criterio è stato seguito per stanziare questa cifra? Il sindaco ci aveva parlato di un accordo precedente alla delibera. Lei mi deve dire adesso sì. Che l'accordo dei 140 milioni era precedente alla richiesta che ha fatto al CIPE. Sì, vero. Cioè, ai FAS, ai fondi FAS. Ai fondi FAS. Significa uno scambio alla pari? Sì. Se avete raggiunto un accordo col governo, diciamo così, sotto banco. Ma qual è stato? È stato no, che cioè, la mentalità. No, no. Cioè, è una cosa. A me questa cosa qua, insomma, mi colpisce, però. È la verità, io ho chiesto 140 milioni e il governo ha utilizzato questo strumento, punto. Che le hanno detto? Lei metta un po'. No, lei cosa mi hanno detto? Non mi ha detto nulla, ha utilizzato questo strumento, punto. E io lo dico, ma perché è la verità? Cioè, quindi c'era siamo un accordo, già registrando? Sì, c'era un accordo precedente. No, allora... Ha ragione il sindaco, ci ha detto la verità. L'accordo è precedente e tra le intercettazioni agli atti dell'inchiesta sul buco di bilancio ce n'è una dalla quale abbiamo finalmente capito come nascerebbe la cifra di 140 milioni. È il 18 settembre del 2008 e mancano pochi giorni alla delibera del CIPE. Il sindaco Stancanelli parla al telefono con il suo ragioniere generale, il dottor Bruno, che è tra gli indagati e per questo è intercettato. Stancanelli confida al suo ragioniere che ha appena telefonato Berlusconi. Il premier, dice Stancanelli, vuole sapere il valore dei beni che il comune di Catania può vendere. Vuole una scusa per poter destinare dei soldi. Il ragionier Bruno risponde che un valore di massima lo si può inventare e lo invita a sparare una cifra sui 100 milioni, anche se, ammette, è fondata su poco o niente. Bruno aggiunge poi che il valore complessivo dei beni del comune è di circa 140 milioni, ma confessa che il 90% è invendibile e 140 è la cifra che Stancanelli riporta a Berlusconi. E per avere i soldi il sindaco, come abbiamo visto, inventa una lista di opere e la invia al CIPE. Ci penserà poi il governo, con un decreto ad hoc, a destinarli alla copertura dei disavanzi. Dopo più di un anno, i 140 milioni non sono ancora arrivati, ma il sindaco ne ha già utilizzata una parte per coprire i buchi di bilancio del 2003-2004. E per tranquillizzare i cittadini ha fatto una conferenza stampa mostrando una delibera della Corte dei Conti. Il peggio dal punto di vista del dissesto è passato. Oggi possiamo incominciare a lavorare. Questo volevo dirvi. Insomma, soldi stanziati per fare opere sono stati utilizzati per coprire buchi di bilancio vecchi di 5 anni e che formalmente erano stati già coperti. La Corte dei Conti cosa dice su questo? La Corte dei Conti non ci dice potete coprire, la Corte dei Conti ci dice avete fatto bene a coprire, quindi abbiamo coperto i disavanzi legittimamente come dice la Corte dei Conti. Non tanto legittimamente, e la Corte dei Conti nella delibera che il sindaco sta leggendo dice che tali operazioni non sono conformi. Per renderle possibili bisogna modificare il testo unico degli enti locali, che non è stato modificato. Quindi quei 140 milioni non si possono usare per tappare un buco di bilancio
vecchio di 5 anni. Pertanto il comune di Catania tecnicamente sarebbe fallito e i 140 milioni stanziati sono frutto di una falsa rappresentazione contenuta in una richiesta del sindaco di Catania e diretta al CIPE, una scusa la cui origine, stando a quel che dice il sindaco, sarebbe stata concordata con il presidente del Consiglio. Quindi saremmo di fronte ad una destinazione di fondi per finalità diverse su una lista inventata. Un reato, ha detto il sindaco, e chi suggerisce concorrerebbe. Andiamo avanti con il prossimo.